Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai parafarmaci, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il parafarmaco Boral Plus. A cosa serve? Boral Plus ha un parafarmaco appartenente alla categoria degli dispositivi per irrigazione dell'orecchio. È commercializzato in Italia dall'azienda Laboratorio Chimico Deca SRL. Informazioni commerciali. Titolare: Laboratorio Chimico Deca SRL. Concessionario: Laboratorio Chimico Deca SRL. Categoria di appartenenza: dispositivi per irrigazione dell'orecchio. Confezioni: Boral Plus spray auricolare in soluzione alcolica per rimuovere le impurità dell'orecchio 100 ml. Indicazioni: Boral Plus ha uno spray auricolare per rimuovere impurità presenti nell'orecchio attraverso un'azione meccanica. Boral Plus crea una barriera difensiva nei confronti di agenti patogeni esterni. Modalità d'uso: portare l'erogatore all'ingresso della cavità dell'orecchio e premere una o due volte fino a farne uscire la quantità desiderata. Inclinare leggermente la testa durante l'applicazione. Ripetere l'operazione secondo necessità o secondo prescrizione medica. Descrizione e caratteristiche: Boral Plus Plus ha uno spray auricolare per rimuovere impurità presenti nell'orecchio attraverso un'azione meccanica. Boral Plus Plus crea una barriera difensiva nei confronti di agenti patogeni esterni. Dispositivo medico di classe Euro non sterile, senza funzioni di misura. Avvertenze: non ingerire. Evitare il contatto con gli occhi. Nel caso di contatto accidentale, lavare gli occhi con abbondante acqua. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Richiudere il flacone dopo l'uso. Non usare in caso di timpano forato. Non utilizzare se allergici ad uno dei componenti. Non utilizzare nel caso in cui il confezionamento non si presenti integro. Se ne sconsiglia l'uso in gravidanza. Ipersensibilità verso i componenti. Qualora il prodotto dia luogo a fenomeni di sensibilizzazione, interrompere il trattamento e consultare il medico. Il fabbricante attribuisce al prodotto una validità pari a 36 mesi nella confezione originale. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato. Non utilizzare il dispositivo dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Non esporre a fonti di calore. Non disperdere il contenitore nell'ambiente. Conservare a temperatura ambiente. Richiudere il flacone dopo l'uso. Componenti e ingredienti: acido borico, potassio sorbato, sodio benzoato, glicerina, sodio idrossido sol. Alcol acqua depurata. Analisi ingredienti: le materie prime utilizzate sono conformi alla FUIC-CIOPH. È una edizione vigente o ai requisiti presenti nelle relative schede tecniche. Fonte: Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo parafarmaco esaminato.